chiama Mac. Mac? Si chiama Mac, che bello. Ciao Mac. Si chiama Mac. Andiamo in studio. Dai, ecco, ti è arrivato il messaggio, dai. Dai, dai, vanno, fammi vedere il microfono. Vado qui in sala, questa, qui è dove registri tutte le tue cose di... Fammene una, tipo... No. Radio musica di gran classe. Questo è un microfono della Townsend, che è stata acquisita recentemente da Universal Audio. Uh-huh. Ed è un microfono che riesce ad emulare tutta una serie di microfoni grazie ad un software di gestione. Fammi vedere. Praticamente... Dov'è? Ah, eccolo qua. Tramite questa scheda audio qui, sì, che è la Universal Audio, tu puoi, in questo momento stiamo vedendo l'U47, che è un microfono del 1947. Ma c'è scritto L46. Perché ovviamente non possono scrivere U, però è un'emulazione. E questo, ad esempio, se tu lo riesci a trovare sul mercato dell'usato, lo paghi intorno agli 11.000 euro. Però. Perché è uno dei primissimi. Ah, sì, sì. Vedi? Quindi anche l'U87. Se vuoi, tu vai qua, hai l'U87 in versione vintage, oppure hai l'U87 in versione moderna, e poi c'è un altro tipo di U87. E lui emula quelli? Lui emula questi, ma non so, vuoi una KG? Qui hai la KG, capito? Eh sì. Questo è il 414, 414, ma sì, ce n'è uno molto famoso di KG, che è questo, che anche questo è un microfono vintage. Poi se vai qua nelle informazioni ti spiega e ti racconta la storia praticamente di ogni microfono che viene emulato. Da questa parte qui invece del pannello tu puoi decidere se avere un microfono cardioide, vedi, facendo questo spostamento decidi come vuoi avere il microfono. Omnidirezionale sarà zero. Eh sì. Vedi? Ho visto che quando parli... Sì. Sì, è bello anche perché tu vedi qua sotto sia il segnale d'ingresso che gli dai, sì, adesso è basso perché ovviamente siamo fuori dalla cabina, che è l'uscita. Poi qui hai il filtro che ti dà i 60 Hz. Aspetta, No, sei anche tu uno di quello che taglia i 100 Hz. No, io taglio i 60. Malissimo. I 60 vanno tagliati. Sai benissimo che io... qui hai la fase... E poi hai questa cosa che si chiama proximity, che non è la density, però è qualcosa di simile, nel senso che se tu aumenti la proximity, sì, aumenti un po' le frequenze basse, oppure le puoi anche andare a togliere, capito? Sono quelle con cui fai musica di gran classe. Bravissimi. Questa sera su Sky Atlantica è quella. Mettila, pirla. E niente, ci sono dentro un botto di microfoni. Bello. Sal costa? Costa... io tra l'altro ho venduto un po' di microfoni che avevo e ho preso quelli. Dovrebbe costare intorno ai 1.400-1.500 euro. Cioè, diciamo che per quello che fa non è neanche una grande cifra, perché se tu prendi un U87 normalissimo paghi tra i 2.500-3.000 euro, per cui... Stai vendendo anche il Mac, giusto? Questo lo vendi? Questo Mac è in vendita, se qualcuno è interessato. Che cos'è un...? È un i7 con 16 giga di RAM e l'hard disk in SSD, c'ha 2 anni e mezzo, 3 circa, è ancora molto performante per fare audio. Astenersi per di tempo. Ok. Ciao! Ciao! Vieni Mac, vieni che facciamo un po' di prove, vieni qua. Aspetta, è Mythology? Sì, è quella lì. Questa è Nostalgia invece. Mamma che suona. No, basta. Ripeti, ripeti che c'è il compressorino lì. Lui ha il compressore dentro l'amplificatore, lo usa la sera per non disturbare i vicini. È un multibanda. Sì. Guarda. Ba ba ba. Ba 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 ba. Hai visto? C'ho il V-meter nell'orologio, guarda. Ba 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 ba.